Salve a tutti, sono Arianna Leonardi, giornalista del gruppo Digital 360. Qui con me ci sono Cristian Sala e Igor Zanotta, rispettivamente Sales Executive Manager e Global After Sales Manager di Kama, insieme a Michele Lafranconi, Head of Sales Software Products di Softim. Insieme vi racconteremo l'esperienza di Kama, che è una società delle chiese di packaging secondario, che insieme a Softim ha deciso di centralizzare tutte le attività commerciali e post vendita all'interno di un unico CRM specializzato però per le specifiche esigenze del settore. Ma non perdiamo altro tempo ed entriamo subito nel vivo di questa storia. Cristian e Igor, cerchiamo subito di capire quali sono le necessità tecnologiche di Kama correlate ovviamente a quelle che erano le esigenze di business. La necessità della divisione vendite era quella di avere una gestione unificata di tutte le informazioni riguardanti le attività del reparto, partendo dalla creazione delle offerte, dai follow up, dalla gestione delle negoziazioni del CRM. Stavamo già lavorando con un CRM di fama internazionale che però non soddisfava completamente tutte le nostre necessità. Conoscendo già l'IRA e lavorando sulla parte di configurazione, abbiamo deciso di appoggiarci a loro per avere una gestione unificata di tutto il processo vendite. Per quello che riguarda il mondo post vendita, invece, la necessità primaria era di quella di portare online strumenti offline. Questo ci permette di integrare informazioni, gestioni, condivisioni degli strumenti principali che accomunano le due attività. Michele, ci daresti qualche dettaglio in più invece sulla soluzione tecnologica adottata e su come si è sviluppato il progetto in concreto? Per rispondere alle esigenze Kama abbiamo proposto l'adozione di tutti i moduli dell'applicativo Lira, che comprende sia funzionalità CRM sia funzionalità service. Già nel 2008-2009 avevamo fatto un importante progetto per la generazione automatica delle offerte e per l'ottimizzazione dell'intero flusso commerciale con il nostro potente Lira CPQ. Naturale è stato il passaggio della copertura dell'area service e grazie alle funzionalità web messe a disposizione dalla nostra nuova suite Lira X, anche la sostituzione del CRM attualmente in uso fornito da un importante player a livello internazionale. Quali sono stati in definitiva i benefici che avete ottenuto dall'implementazione di questo progetto con Softim? Siamo riusciti a convogliare tutte le informazioni in un unico contenitore ed avere una visione più chiara di tutta quella che era l'attività del reparto vendite, creando una gestione interna più fluida e soprattutto più centralizzata, che ci permettesse di avere sotto mano tutte le informazioni importanti. I benefici sono stati molteplici, principalmente un supporto sulla scelta delle risorse in base alle disponibilità e soprattutto un'integrazione con un sistema fruibile da più reparti, nonché dai tecnici che sono dislocati in tutto il mondo via web. Come pensate che potrebbe evolvere l'IT aziendale di Kama assieme al partner? Stiamo lavorando su un progetto che ci permetta di sfruttare l'intelligenza artificiale per accompagnare i nostri sales engineer nella creazione delle offerte in modo che possano essere guidati nei processi e negli step più complicati. Si tratta di fatto di un trasferimento di competenze accumulato negli anni dagli esperti e messo a disposizione nel processo di offertazione e negoziazione, mantenendo di fatto quella che era la richiesta originale Kama del training by doing, cioè del imparare e soprattutto restare aggiornati sulle novità mentre si sta facendo il proprio lavoro, quindi di fatto mentre si producono le offerte. L'intelligenza artificiale, anche lato post vendita, sarà di grande aiuto perché faciliterà l'evasione di ticket in un metodo più rapido e più preciso. Chiaramente l'intelligenza artificiale è uno dei trend del momento, ma perché questa tecnologia possa essere realmente efficace ai fini del business è necessario fare tutto il lavoro preparatorio di standardizzazione dei processi e di miglioramento della gestione delle informazioni. Tutte attività che Kama ha fatto insieme a Softim attraverso il software Lira. Io vi ringrazio per questa storia e alla prossima!